Benvenuti a questa nuova edizione di News Immobiliari da Pino Greco, agente immobiliare di professione e per passione. Il mio ospite di oggi è il mio amico Giuseppe Corapi, consulente immobiliare, è il coordinatore di Recreate Agency a Cinisello Balsamo, è un delegato FIAIP per la provincia di Monza e Brianza con la responsabilità all'area informatica e inoltre è il cofondatore del consorzio immobiliare Repoint Group. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno Pino, un saluto a tutti quelli che vedranno questo video da Giuseppe Corapi. Ti ringrazio per aver accettato il mio invito, ci tenevo che tu fossi qui oggi presente al mio studio per il semplice motivo. Mi piacerebbe che tu spiegassi a chi ci segue cos'è un consorzio immobiliare. Visto che sei un cofondatore di Repoint Group, consorzio a cui poi anche il mio studio aderisce, vorrei farti appunto alcune domande. Innanzitutto, perché è nato un consorzio come Repoint Group? Allora, per spiegarti come è nata Repoint dobbiamo tornare indietro di circa 10 anni, quindi gli allora fondatori, usciti da una precedente esperienza professionale, hanno cercato di immaginare un futuro un pochino diverso in termini di aggregazione. Mm-hmm. Di conseguenza, dopo svariati incontri e riunioni, hanno immaginato quello che oggi è una delle tante microreti che ci sono in giro per l'Italia, ma che allora fu una scelta piuttosto lungimirante, credimi, non c'erano molti esempi del genere in giro per il nostro paese. Ma se un collega volesse consorziarsi, che iniziative deve prendere? Cosa deve fare? Allora, innanzitutto deve sottoporre la sua candidatura al Consiglio dei Fondatori. Mm-hmm. Deve aderire al nostro codice etico e al nostro manuale di collaborazione. Ma fondamentalmente l'essenza è che deve garantire dei rapporti di reciproca correttezza con i colleghi che fanno parte del consorzio. Ma un consorzio immobiliare, presumo, porti anche dei vantaggi all'utente finale, cioè chi compra o vende casa. Mi puoi fare, non so, alcuni esempi sui vantaggi effettivi che gli utenti finali possono avere? Allora, aderire a un consorzio dà la possibilità di dare dei vantaggi a chi compra, a chi vende e agli aderenti che ne fanno parte. Per quanto riguarda chi compra, ha la possibilità ogni acquirente che si rivolge a una delle agenzie del nostro consorzio di poter contare sul portafoglio condiviso di tutti gli altri colleghi. Quindi avere un riferimento per la ricerca che possa aiutarti all'interno della condivisione del portafoglio immobili all'interno del gruppo. Per il venditore altrettanto, perché affidare un incarico ad un'agenzia immobiliare che fa parte del nostro consorzio, un incarico condiviso, vuol dire moltiplicare le opportunità di pubblicità per questo immobile e anche l'opportunità chiaramente di vendita. Non ultimo però il vantaggio anche per gli aderenti, per chi ne fa parte, perché avere un collega che si conosce personalmente, certo, al quale potersi affidare nella zona di riferimento per la ricerca o per la vendita di un immobile per dei propri clienti è certamente un vantaggio molto molto importante. Visto il valore aggiunto fornito ai clienti finali e anche agli aderenti del consorzio, sicuramente ci sarà uno sviluppo per il futuro. Quale dovrebbe essere secondo te il percorso da perseguire? Pino, bellissima domanda la tua. Allora, siamo nell'era che io chiamo era Booking, era Amazon. Siamo nell'era dove noi utenti, quando cerchiamo un qualche cosa, andiamo in un posto e cerchiamo anche tutti quelli che vengono chiamati i cosiddetti comparabili. Questa modalità la utilizziamo noi in qualità di utenti e giustamente dobbiamo anche immaginarla che possa essere un parametro di ricerca anche per i nostri clienti finali. Di conseguenza si andrà sempre più in quella direzione. Ecco per cui noi abbiamo immaginato una micro rete che sia già pronta a questo periodo di cambiamento e a queste modalità di evoluzione di ricerca, chiaramente di prodotti, servizi e in questo caso, nel nostro caso, immobili. Però questa cosa, andiamo oltre. Ti comunico in anteprima che il nostro consorzio nei giorni scorsi ha aderito, questa è una notizia in anteprima nazionale che ti do Pino, ha aderito a un progetto molto ambizioso, il primo in Italia che si riesce a realizzare, che è quello della Confederazione dell'MLS. Che cos'è questo progetto? È un progetto che permetterà nel tempo e con molta gradualità di poter fare in modo che queste micro reti come la nostra in giro per l'Italia possano interagire tra di loro trovando una modalità comunicativa anche tecnologica e soprattutto degli standard operativi riconosciuti e comunicati all'utenza finale. Quindi è un progetto ambizioso, siamo tra i primi in Italia a perseguire questa strada, ma siamo estremamente fiduciosi che vada nella direzione di quello che vuole un cliente moderno oggi. Beh, diciamo che in Italia sicuramente, dimmi se sei d'accordo, l'MLS, cioè il Multiple Listing Service, cioè il sistema americano di condivisione immobili, è già una realtà. Sì. Per alcuni, per molti ancora è un passo da compiere.
per moltissimi un passo da compiere. Si tratta di un mondo diverso, di modalità diverse, di dinamiche diverse all'interno delle agenzie immobiliari. Non tutti gli agenti immobiliari sono pronti a questo tipo di cambiamento, però dobbiamo immaginare che è l'utente finale che ce lo chiede. Noi lo vediamo dai dati che ci arrivano. Il cliente vuole cercare con semplicità e avere un servizio con degli standard diversi rispetto al passato. Non basta più affidarsi a una sola agenzia, ma oggi nella ricerca e nella scelta dell'agenzia immobiliare si va a vedere quali sono le agenzie immobiliari disponibili e aperte alla collaborazione, proprio perché oggi molti, anche venditori, non vogliono più rimanere imbrigliati con una sola opportunità circoscritta, ma vogliono moltiplicare le loro opportunità. Certo. Bene, ringrazio Giuseppe per tutte queste informazioni. Da oggi sappiamo qualcosa in più su cos'è un consorzio immobiliare, su perché alcuni studi immobiliari aderiscono a questi consorsi e quali sono i vantaggi per gli utenti finali. Grazie ancora Giuseppe per queste info. A questo punto, come nel mese scorso, diamo alcuni dati statistici su alcuni comuni della provincia di Como. Se ti va, mi dai una mano. Volentieri, Pino. Perfetto, partiamo dalla città di Cantù. Il mercato immobiliare nella città del mobile ha avuto un incremento del 21%. L'aumento riguarda gli appartamenti piccoli e medi. Per gli oltre 145 metri quadri la vendita è stazionaria. I prezzi degli immobili sul mercato hanno avuto un ribasso del 5% nell'ultimo mese, mentre i prezzi delle vendite effettive hanno avuto un calo del 3%. A Carimate, vendite a più 5% la fanno da padrone gli immobili oltre i 150 metri quadrati e i prezzi sono aumentati del 3%. A Lipuomo le vendite diminuiscono del 25%, diminuiscono anche i prezzi delle case in pubblicità del 10% nell'ultimo anno, mentre le vendite effettive hanno dato un risultato di più 3%. Stenta l'usato, va discretamente il nuovo. A Erba le vendite sono aumentate del 19%, aumentano le vendite soprattutto degli immobili di piccolo taglio fino alla metratura di 115 metri quadrati massima. Negli ultimi 6 mesi i prezzi degli immobili sul mercato sono scesi del 9%, mentre i prezzi delle vendite effettive registrano una diminuzione del 6%. In Verigo, aumento delle vendite del 14%, i prezzi in pubblicità hanno una flessione del 9%, mentre l'8% è la diminuzione effettiva dei prezzi. Ad Orosio diminuiscono le vendite del 10% e diminuiscono del 9% i prezzi degli immobili in pubblicità e del 6% è la diminuzione che si registra nelle vendite effettive. Ultimo comune per oggi è Alzate Brianza, dove si registra nessun calo e nessun aumento delle vendite. Gli immobili in pubblicità invece registrano un calo del 7%, mentre i prezzi del venduto sono aumentati del 3%. Concludo con una chicca, un dato sugli immobili residenziali in vendita nel nostro capoluogo, cioè Como. Ad oggi sul mercato ci sono ben 2.300 case in vendita. Ma qual è la capacità di assorbimento del comune di Como, Pino? 2016-2017 siamo sui 1.000 immobili l'anno. Quindi alcuni dovranno rivedere un pochino le loro aspettative probabilmente. Penso di sì, riguarda soprattutto quei proprietari che dicono di non aver fretta, quindi hanno la possibilità magari di continuare a pagarsi l'IMU o anche di accettare una piccola perdita economica. Per oggi abbiamo concluso. A questo punto vi do appuntamento al mese prossimo con un nuovo ospite. Nel frattempo ringrazio voi per avermi seguito e ringrazio Giuseppe Corapi per essere stato qui ospite da me. Grazie per l'invito, un saluto a tutti quelli che vedranno questo video, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Arrivederci.